Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostro che sei, nei cieli, liberaci da questo male, Padre. Dal Libro di Cielo, capitolo 157, 4 dicembre 1902, volume 4. Stavo nella mia mente pensando a questa obbedienza dicendo: quelli hanno ragione di così comandarmi. Poi non è qualche granché che il Signore mi faccia obbedire nel modo da loro voluto. Oltre di ciò, quelli dicono: o ti facesse obbedire, oppure dicesse la ragione perché vuole che venga il sacerdote a farti riavere da quello stato. Mentre ciò pensavo, il mio adorabile Gesù si è mosso nel mio interno, dicendomi: figlia mia, io volevo che da loro stessi avessero trovata la ragione del mio operare, perché nella mia vita, da che nacqui finché morii, essendo racchiusa la vita della Chiesa, il tutto si trova. Le questioni più difficili, confrontate a qualche passo che può uniformarsi alla mia vita, si risolvono. Le cose più imbrogliate si sciolgono e in quelle più oscure ed ottuse, che la mente umana quasi si perde in quell'oscurità, vi ritrova la luce più chiara e risplendente. Questo significa che non hanno per regola del loro operare la mia vita, altrimenti avrebbero trovato la ragione. Ma già che non hanno trovato la ragione, è necessario che io parli e la manifesti. Dopo di ciò si è alzato e con impero ha detto tanto che io temevo. Che significa quel ostende te sacerdoti? Questo è un passo del Vangelo, qui sto chiudendo io, di quando Gesù guarisce lebbrosi e dice: vatti a presentare al sacerdote, dopo averlo guarito.
Poi, facendosi più dolce, ha soggiunto: la mia potenza si estendeva per ogni dove, da qualunque luogo mi trovavo, potevo operare i più strepitosi miracoli. Eppure, quasi a tutti i miracoli vi volli assistere personalmente, come nel risuscitare Lazzaro vi andai, gli feci togliere la lapide, quindi sciogliere, e poi, con l'impero della mia voce, lo richiamai a vita. Nel risuscitare la fanciulla presi per mano con la mia destra, richiamandola a vita, e tante altre cose che stanno registrate nel Vangelo che a tutti sono note, volli assistervi con la mia presenza. Ciò insegna, essendo racchiusa la vita futura della Chiesa nella mia, il modo come deve comportarsi il sacerdote nel suo operare. E queste sono cose che appartengono a te, ma in modo generale, mentre il tuo punto proprio lo troveranno sul Calvario. Io, sacerdote e vittima, ed innalzato sul legno della croce, vi voglio un sacerdote che mi assistesse in quello stato di vittima. Quale fu San Giovanni, che mi rappresentava la Chiesa nascente. In lui io vedevo tutti, papi, vescovi, sacerdoti e tutti i fedeli insieme. Ed egli, mentre mi assisteva, mi offriva quale vittima per la gloria del Padre e per il buon esito della Chiesa nascente. Questo non successe a caso, che un sacerdote mi assistesse in quello stato di vittima. Ma tutto fu profondo mistero, predestinato fino ab eterno nella mente divina, significando che, scegliendo un'anima vittima per i gravi bisogni che nella Chiesa si trovano, un sacerdote me la offre, me l'assiste, l'aiuta e l'incoraggia nel patire. Se queste cose si comprendono, è bene. Loro stessi non riceveranno il frutto dell'opera che prestano. Come San Giovanni, quanti beni non si ebbe per avermi assistito sul Monte Calvario? Se poi no, non fanno altro che mettere la mia opera in continui contrasti, distogliendomi i miei più bei disegni. Oltre di ciò, la mia sapienza è infinita. E nel mandare qualche croce all'anima per santificarsi, non ne prende una di anima, ma 5, 10, quanto a me piace, a ciò che non una sola, ma tutti questi insieme si santificassero. Come sul Calvario non fui io solo, oltre ad avere un sacerdote, mi ebbi una madre, mi ebbi gli amici ed anche i nemici, che nel vedere il prodigio della mia pazienza, molti mi credettero per Dio qual ero e si convertirono. Se io fossi stato solo, avrebbero ricevuto questi grandi beni? Certo che no. Ma chi può dire tutto ciò che mi ha detto e spiegare più minuti i significati? L'ho detto al meglio che ho potuto, come nella mia rozzezza ho saputo dire. Il resto spero che lo faccia il Signore, illuminandoli a far loro comprendere ciò che io non ho saputo ben manifestare. Ecco, qui Luisa conclude dicendo: speriamo che il resto lo faccia il Signore, mo proviamo a dargli una mano, se non è troppa superbia, insomma, forse attraverso la meditazione alcuni punti, cioè veramente per meditare questo brano ci vorrebbe moltissimo tempo, e perché è come è uno splendore unico. Io vorrei chiedere, dato che questa meditazione la sto facendo come tutte, anzitutto per me, ma per poi condividerla con le anime che pensano di usarla come aiuto, come strumento per la propria meditazione personale, in un attimo di silenzio, no? Un brano di questo genere, che effetto ti provoca? Perché c'è un effetto proprio istantaneo, no? Fine dell'attimo di silenzio, dove si è potuto ascoltare il proprio cuore. A me personalmente, come molte volte accade con gli scritti di Luisa,
provoca un effetto sbalorditivo in senso positivo. Cioè, la prima cognizione dice: vedi come veramente, cioè nelle azioni e nelle operazioni divine, a differenza delle nostre, che facciamo un sacco di cose a dir poco inutili, non solo che non c'è niente di inutile, ma non c'è niente di casuale, anzi non c'è niente di non previsto e voluto. Cioè, qui addirittura quando parla della presenza di San Giovanni sotto la croce, Gesù dice che questa cosa era stata ab eterno predestinata nella mente divina, e non perché ci fosse, insomma, un povero ragazzo come uno vede con gli occhi umani. Giovanni era giovanissimo, stava sto povero ragazzo che doveva sorreggere un po' la mamma di Gesù, perché chiaramente stava afflitta e addolorata e non poteva rimanere sotto la croce da sola, no? Questo è il significato, per carità c'è anche questo aspetto, no? Ma è molto molto superficiale, molto molto umano. E anch'io sinceramente confesso, se mi devo vergognare il Signore lo sa, che a questa lettura che Gesù ha dato, che tra le tante letture, insomma, sicuramente, adesso questo dipenderà anche dalla mia ignoranza, no? Sicuramente qualche commentatore, qualche grande santo, qualche padre della Chiesa avrà scritto qualcosa di simile, no? Ma io, insomma, pensare che quello era la grande vittima, d'accordo? Cioè Gesù, che si stava offrendo in sacrificio, è certo che anzitutto lui è il sommo ed unico eterno sacerdote, ma c'era anche un sacerdote, San Giovanni era stato ordinato sacerdote, tra l'altro pure vescovo, nell'ultima cena. E dice: l'offerta del mio sacrificio davanti a lui, e lui doveva essere presente per partecipare a questa offerta e per offrire me, e questo significa, tra le altre cose, misticamente e prefigurativamente, il fatto che in tutte le vittime che ci sarebbero state nella Chiesa e che devono essere offerte nel corso della storia per i gravi bisogni della Chiesa, sempre ci sarà a fianco un sacerdote che me la offre, numero uno, l'assiste, numero due, l'aiuta, numero tre, e l'incoraggia a soffrire. È impressionante, è una lettura. La lettura assolutamente, cioè ascoltata dalla bocca di Gesù, dice: ah, come ho fatto a non pensarci prima, a non arrivarci prima? Ecco come ho fatto. Qui Gesù esordisce, perché il problema era questo qui, qui in parte c'è presupposta la meditazione di ieri, no? Ricordiamo quando Gesù, nel secondo capitoletto abbiamo visto ieri, chi segue tutte le meditazioni, a un certo punto dava delle disposizioni relative a coloro che hanno il compito di dare le obbedienze, e dire: sì, l'obbedienza la devi dare, però l'obbedienza che dai deve essere conforme alla mia volontà. Qui oggi lui, ho detto, non si capiva bene la situazione contingente, terminavo ieri, si capisce oggi. Probabilmente questi gli hanno detto: senti un po', ma che bisogno c'è che deve venire sto sacerdote a farti uscire fuori dal tuo solito stato, che se non ti benedice tu rimani rigida come una baccalà? Cioè, allora, quando può essere che deve venire il sacerdote a farsi il mio di croce? Quindi o sta cosa viene spiegata, che senso c'ha sta pazzia, oppure noi te lasciamo così. Si capisce questo dall'inizio, no? E Gesù dice: mi meraviglio che non ci sono arrivati da soli. Mi meraviglio che non ci sono arrivati da soli. E cita anzitutto l'episodio del lebbroso. Però prima di rientrare, quindi di commentare un po' quello che Gesù spiega a proposito dello stende te sacerdoti, bisogna, a mio avviso, molto, 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 e questo vale non solo per i sacerdoti ma per tutti, pensare: io volevo che da loro stessi trovassero la ragione del mio operare. Che significa questo? Oh, questo è un punto fondamentalissimo. Allora, Gesù vuole che noi alle cose
ordinariamente ci arriviamo da soli, che è tutto il contrario di quello che pensa un sacco di gente, ve lo assicuro, vi parlo insomma dell'esperienza vissuta, che cerca sistematicamente invece chi gli dia le ricette facili, pronte, immediate, dettagliate su tutto quello che si deve fare. C'è chi cerca le ricette magiche, mi sento male, dammi la benedizione, d'accordo? Ecco, questo è... C'è chi cerca le ricette non magiche, ma comunque le ricette risolutive. C'ho questo problema, che devo fare? Ecco, che devo fare? C'è questa cosa che non va, che cos'altro devo fare? Devo prendere questa decisione, tu che mi consigli? Allora, chi è che deve fare queste cose? Queste cose il Signore vuole che noi impariamo ad arrivarci da soli, certamente anche con l'aiuto di un confronto. Attenzione, chi è che non ci arriva? Perché qui dobbiamo presupporre il punto di partenza. La meditazione è importante per questa. Questi avevano già detto che questa cosa non andava bene. Cioè secondo la capoccia loro, questa cosa che Gesù stava dicendo e che voleva era del tutto irragionevole. Per cui o me la spieghi oppure non faccio niente. Dico, attenzione. E ecco il discorso che Gesù faceva ieri. Gesù le cose irragionevoli non le fa mai. Non le fa. Allora, che cosa voglio dire? Chi ci arriva da solo a capire quello che Gesù vuole da lui? Lo sapete chi ci arriva da solo? Già ho detto quasi tutto, eh? Quindi chi ascolta dovrebbe dare già la risposta, prima che venga dato io. Ci arriva chi vuole sinceramente conoscere la volontà di Dio e non la sottopone al giudizio suo personale, prima ancora di comprenderla. Atto tipico della volontà umana. Io, quando per grazia di Dio, essendo entrato in questo bellissimo mondo, adesso quando le persone mi chiedono qualcosa, io non glielo dico, neanche se lo penso, ma le comincio ad instradare e gli faccio vedere come, se alla luce del discorso che vogliono fare veramente la volontà di Dio, secondo tanto dei passaggi, me lo dicono loro. E con 2-3 minuti di colloquio, non con 3 ore, e dico, tu fai la volontà di Dio? Bene, mettiti davanti a questo problema, pondera, 1, 2, 3, fermati. Che ti dice profondamente il cuore? Tu fai quello che vuole dire, che ti dice profondamente? Che ti senti? Rispondono a 99 volte su 100 la risposta esatta. Cioè, quello che io direi di fare trovandomi in una situazione del genere da sacerdote. Con la grossa differenza che se glielo dico io è una cosa che viene dall'esterno, d'accordo? Non l'hanno interiorizzata, quindi se fanno bene attribuiscono il merito della cosa a me che non c'ho nessun merito, se fanno male attribuiscono la colpa a me. Capite lo scarica? Invece se tu ci hai pregato e ci hai pensato e vedrai poi che è la cosa giusta, impari a fare discernimento. Allora, io ho detto, ho ripetuto, ridico, ripeto, ribadisco che questo aspetto è una delle cose più belle e più formative della vita nella Divina Volontà. Cioè una persona impara, se vuole veramente, veramente a farla la volontà di Dio. E non a fare quello che dice il carismatico X, il santone Y, o quello che io penso che sia tale, o il solutore dei problemi zero, o lo stregone K, d'accordo? Si può esorcisti oggi, e io lo so perché esorcista uguale stregone, d'accordo? Cioè stregone, cioè, ma chi l'ha detto questo qua? L'esorcista svolge un ministero nella Chiesa e con la Chiesa, che presuppone però una vita e una cooperazione attiva in chi avesse quei tipi di problemi. Non è che te toglie il male come se te lo prendesse e te lo portasse fuori. Non esiste un discorso di questo genere nella Chiesa Cattolica, non c'è.
Allora, questo è fondamentale, questo qui. Allora dice, numero uno, devi voler fare la divina volontà. Numero due, sta attento, pensa, ma pensa bene, medita, prega. Cioè la preghiera profonda è questa. Gesù sta dicendo, nel Vangelo ci sono tutte le risposte. Nella mia vita, da che nacqui finché morì, questo era un principio che i padri avevano chiarissimo, i padri della Chiesa, essendo racchiusa la vita di tutta la Chiesa, e tutto si trova, cioè quello che Gesù ha vissuto in tutti i suoi anni, se tu impari a meditarlo, a ruminarlo, a farlo tuo, trovi la risposta a tutti i problemi, tutti. Quindi c'è bisogno, uno, che tu voglia fare realmente la volontà di Dio per arrivarci alle cose, e secondo, che tu impari a pregare veramente. E pregare non è dire la preghiera, che ti metti davanti al Santissimo Sacramento e cominci a meditare sulle cose. Come faceva la Madonna? Cosa dice il Vangelo di Luca? La Madonna vedeva le cose che Dio operava, perché non sapeva tutto, dice, serbava queste cose meditandole nel suo cuore. Lo dice, per esempio, quando Gesù sparisce per 3 giorni, no? E la Madonna mica lo sapeva, altrimenti non si sarebbe angosciata per quei 3 giorni. Quella è stata una sorpresa che gli ha fatto Gesù. E gliel'ha fatta pure la Madonna, gliel'ha fatta, insomma, eh? Quindi non possiamo immaginare la vita della Madonna col fatto che era fusa con la divina volontà e che Dio gli ha detto di tutti i colori, ma non le diceva tutto quello che riguardasse la sua vita, eh? Cioè, questo mondo, cioè la conoscenza del futuro prossimo e contingente, ma se la Madonna non l'avesse avuto non avrebbe potuto esercitare, avrebbe potuto esercitare 1.000.000esimo di tutte le virtù che ha esercitato. Non poteva esercitare la fede, non poteva esercitare la speranza, non poteva esercitare l'obbedienza, non poteva esercitare l'abbandono. Quindi Dio le cose non gliele diceva tutte. Allora lei ha sempre superato tutto egregiamente. Perché? Perché era fusa con la divina volontà e perché la voleva fare la divina volontà. Quando però era finito, che grande donna, allora Gesù si è smarrito, l'ho ritrovato dopo 3 giorni, ma pure dato quella risposta. Bene, cominciamo a pensare, cosa mi ha fatto capire, cosa mi ha fatto vivere il mio Dio con questo evento? La Madonna. Sì, ma come, la Madonna ci parlava tutti i giorni? È certo che ci parlava tutti i giorni. Facevano le gare d'amore, tutti i giorni facevano le gare d'amore, tutti i santi momenti. Eppure, e questo ci aiuta anche a capire anche la vita nella divina volontà. Se che il nostro Signore ci faccia vivere il paradiso terrestre, che trovi i modi per farci sentire le sue delizie, la sua presenza, questo è un dono straordinario, bellissimo della vita nella divina volontà, ma questo non ci toglierà mai la vita di fede, che la Signore viene a dirti domani succede questo, dopodomani succede quest'altro, ma che domani? Allora anche la Madonna capiva, e come capiva? Rifletteva, si metteva in preghiera, e non era la preghiera come quella estatica dei giri che si faceva nella Santissima Trinità, quando ci dice che si è presentata dinanzi al trono di Dio e Dio la riempiva di carezze, d'abbracci e di baci, e lei gli dà altrettanti. No, era quella preghiera in qualche modo simile alla nostra, che dice, bene, che ha fatto il Signore in questa circostanza con la sua serva? Cosa mi ha fatto vivere? Cosa mi ha chiesto? Cosa mi ha fatto capire? È evidentissimo questo qui, io non credo di fare un oltraggio alla Madonna, penso, perché questo è stato scritto nel Vangelo. E allora questo lavoro noi dobbiamo farlo, tutti. È vero che molte volte uno non capisce niente, però uno deve ripensare alle cose che sono successe nella vita. Perché le cose che ci succedono nella vita non sono casuali. Non è che Luisa stava lì e dice, ma mo che è sta cretinata? Questa sta, che è sta roba? Sapete, cioè, penso che lo sapete, cioè, che era la notte, entrava in uno stato che rimaneva impietrita, pietrificata, si muoveva, era rigida. È una cosa strana o no? È certo che è una cosa strana. Sicuramente questo rientrava nel suo essere vittima, ma sta tranquilli che il nostro Signore lo sa perché faceva questa cosa, eh? E dice, ma te pare che io devo trovare un prete che ogni mattina va là a fare il segno di croce? Lo trovi, dice Gesù, lo trovi, perché anche San Giovanni, dall'essere stato sotto il Calvario, ha ricevuto tante grazie pure lui. E quindi oltre che a ridondare a bene di tutta la Chiesa,
Alla solita andate pure a bene personale di quello. Quindi il sacerdote che avrà questa piccola croce, che andrà tutte le mattine alla casa dove abitava Luisa Piccarreta a fare il toc toc, a fargli un segno di croce bastava, un segno di croce, e quello usciva. Dice Gesù, ci avrà tante grazie. Vi ricordate cosa, come concludeva la meditazione di ieri? A loro non spetta di indagare, a loro spetta di obbedire, sono io che ho i miei disegni, loro non li devono capire. Non li devono mettere in pratica, loro me lo sta ascoltando, loro non vedi. So io, Padre Eterno, non sono loro. Anche qua, cioè, capite? Meditare nel cuore dopo che una cosa è successa per trarre l'insegnamento che il Signore vuole darci è molto diverso dall'indagare o dal sottoporre a giudizio preventivo, che è sta cosa assurda, io questa non la faccio perché ci capisco niente. Questo non si può fare davanti a Dio. E questo lo fanno quasi tutti. Perché noi non giudichiamo soltanto il prossimo da mattina alla sera, tra l'altro. Noi stiamo continuamente, c'è la canzone non molto raccomandabile, stiamo continuamente a mettere Dio sul banco degli imputati, d'accordo? A chiedere spiegazioni a Dio. Ma stiamo scherzando, stiamo. Non è Lui che deve rendere conto a noi di quello che fa, siamo noi che dobbiamo rendere conto a Lui di quello che facciamo. Oh! Cioè, ma stiamo scherzando, stiamo. Allora, dice, non trova la ragione chi non ha per regola del proprio operare la mia vita. Allora Gesù, allora sì, io volevo che ci arrivassero da soli, ma quando si tratta di cose importanti, dato che ci sono arrivati da soli, molto lo spiego io come mai. Ostende te sacerdoti. Allora, dice, perché l'ha mandato dal sacerdote? Il lebbroso guarito. Perché? Perché? Per valorizzare il ruolo del sacerdote, perché stava, cioè, d'accordo? Dice Gesù, vediamo un attimo, perché io quando facevo, vi ricordate che una volta nel Vangelo, una volta sola, Gesù fa un miracolo a distanza, un miracolo palese, quando è? Nel caso del centurione, no? Centurione gli dice, vieni, senti, il mio servo sta male, dice, bene, andiamo. No, che vieni a casa mia, sono pagano. Non sono degno che tu venga a casa mia. Tu basta che dici una parola e il servo guarisce a distanza. Gesù si meraviglia e dice, e a lui gliel'ha fatto. Cioè, e dice, ma tu pensi che c'era bisogno che andasse sulla tomba di Lazzaro? Tu pensi che c'era bisogno che aprisse il sepolcro? Cioè lui è uscito da solo dal sepolcro, non poteva uscire Lazzaro senza che andasse ad aprire il sepolcro? O che gli sciogliessero le bende? Che aveva da fare tutti quanti, mia madre, sti muriattoli prima di fare il miracolo? Lo facevo punto e basta. Oppure avete visto, nel Vangelo di Marco, dice, stava per guarire il muto, gli mette la lingua in bocca, tocca la lingua con la lingua, poi gli soffia nella bocca e poi dice, Effata, apriti, tutte queste cose. Servivano tutte queste cose a Dio, che aveva il dominio sulle galassie che stavano a miliardi d'anni luce da dove stava, che gli basta un pensiero per poter, un pensiero voluto, un'espressione della volontà per fare qualunque cosa. Non serve, no? E perché l'ha fatte? Gesù dice, essendo racchiusa la vita futura della Chiesa nella mia, io l'ho fatte per insegnare, ostende te sacerdoti, come deve comportarsi il sacerdote nel suo operare. D'accordo? Quindi, perché i padri avrebbero poi detto, cioè, è chiaro che lui poteva fare tutto prescindendo, però doveva far comprendere alle persone che sono sensibili, sono materiali, che quella guarigione, quella risurrezione era da imputare all'azione dell'uomo Cristo Gesù, che è il verbo fatto carne, ma che è appunto de carne, se no non ci arriva. Questo va a comprendere l'importanza della mediazione sacerdotale, l'importanza, dice un giovane della Chiesa, dell'economia sacramentale. Perché ci servono i sacramenti?
non ci scandalizziamo, questo lo dice il Concilio di Trento, I sacramenti sono la cosa più santa che noi abbiamo, ma Dio potrebbe farne tranquillamente a meno, Non è che Dio per santificare ha assolutamente bisogno dei sacramenti che tra l'altro lui stesso ha istituito. Potrebbe tranquillamente prescinderne. Non ha voluto farlo, perché? Perché se no io come faccio a capire che Gesù Cristo è l'unico salvatore e che è lui che mi tira fuori dai peccati? Perché c'è un sacramento che è il battesimo che serve a questo. Capite? Quindi bisogna imparare a leggere nella vita di Gesù terrena quella che sarebbe stata tutta la vita della Chiesa, specialmente quando stiamo dentro gli orizzonti ecclesiali. Passare dalla vita di Gesù alla vita della Chiesa e viceversa, ce lo sta dicendo lì. Questo è un criterio fondamentalissimo. Ecco perché Papa Francesco diceva un po' di tempo fa, l'ho detto anche recentemente in un'antonomeria: io sono contento quando prendete il Vangelo e lo leggete, ma non a leggere il Vangelo come se si legge un fumetto, d'accordo, o un romanzo. Il Vangelo non si legge così, il Vangelo si prende e poi si fa come la Madonna. Bene, questo episodio, cosa ha fatto Gesù? E questo episodio come esce dal contesto contingente? Cosa dice a me personalmente? Cosa dice alla vita della Chiesa? Che luce mi dà per comprendere, anche se ci arrivo, può essere pure che lo Spirito Santo non ti illumina, alcune situazioni che ci stanno nella Chiesa ieri o oggi? Questo è importantissimo, questo qui. Importantissimo. Importantissimo. L'ultimissimo punto è il discorso della croce. Allora, stiamo sempre parlando di anime vittime. Allora, la croce è salvezza. Allora, dice Gesù, io non sono stato da solo in croce. Anche qui, tutti quelli che stavano sotto la croce non stavano lì così. Stavano lì perché ci dovevano stare. San Giovanni come sacerdote, la Madonna come corredentrice, Maria Maddalena e le altre due Marie e quei pochi che c'erano, sapete che stavano a fare sotto? A soffrire stavano, ad addolorarsi, a condolersi delle sofferenze di Gesù, perché anche vedere soffrire il loro Salvatore, cioè Maria di Magdala, gli poteva dare l'olio santo sotto la croce, capite? Cioè stava vedendo soffrire il suo Salvatore, cioè quello che gli aveva cambiato la vita, quello che aveva fatto soltanto del bene. Cioè pare piccola la croce secondo noi, di veder soffrire una persona che amiamo, non è affatto piccola, a volte è peggio, ve lo assicuro, veder soffrire una persona che amiamo piuttosto che non preferirei soffrire. Quante volte la Madonna avrebbe preferito starci lei in croce piuttosto che il figlio? Ma la sua croce era veder soffrire e morire il figlio. E forse anche quelli che erano presenti al Calvario. Allora Gesù dice, attenzione, la mia sapienza è infinita. E nel mandare una croce all'anima per santificarsi, qualche croce, non ne prende una sola di anima per santificarsi, ma ne prende una, cinque, dieci. Quante me ne piace. Ah, io questo l'ho visto tornare, cioè queste cose. Ah, me le dice almeno sto signore, secondo proprio le porte aperte, lo vidi. Chi conosce la mia storia, conosce la mia vita, con la sofferenza, la croce e la morte del mio più caro amico, da cui dipende il mio sacerdozio, una montagna di altre cose positive, successo in fini mondo, quella cosa lì. Quindi, ma alla fine, il succo di questa meditazione è che dobbiamo essere felici di più, cioè che Dio non fa manco una virgola insensata, inutile, o che non ci abbia un'infinita sapienza. Siamo noi che non siamo capaci di vederla. Allora, se non sei capace di vederla, dice Gesù, almeno state zitto, perché già sarebbe, guarda, sarebbe proprio una grandissima, guarda, una proprio una cosa fandamela meravigliosa. State zitto. Anziché cominciare a dire, ma io non capisco, ma quella, ma che sono queste cose, state zitto, la prima cosa. E sì, certo che la sapienza c'è sta, e sì, anche certo, mirate che tu non la vedi, ma ci sta. Ecco, comincia a leggere il Vangelo, a leggerlo, a meditarlo
come abbiamo detto prima, e poi vedrai che piano piano un po' di sapienza ti viene, quindi ci capisci quasi niente, ma qualcosina piano piano si comincia a fare un pochettino di luce. Ma noi non dobbiamo pensare, perdonate, che cioè, quando ci mettiamo a parlare delle cose, noi non possiamo trattare il Padre Eterno, perdonatemi, come se fosse uno stupido, cioè un essere, ma cioè, stiamo a parlare del Padre Eterno, stiamo a parlare, cioè, capito? L'unico che è capace è che con una cosa ne coglie 30 in contemporanea, ma tanto di quei beni infiniti, d'accordo? E questo scorre nella nostra esistenza. Quindi quelli che stanno sempre a fare a cazzotti con la propria vita, con quello che gli accade, continuino pure, buon divertimento. Io dico, vai, forza, sfogati, continua, avanti, vedrai quanto sarai contento. A fare una cosa del tutto irragionevole tu, del tutto stupida tu, non Dio, del tutto inutile, dannosa, che ti fermo soltanto a avvelenarti la vita qui e a avvelenartela dopo, perché minimo te vai a fare un'ipoteca, te vai a zazzare quanto purgatorio se tutto va bene, a meno che non vada peggio. Boh, c'è una canzone di De San che dice: a te la scelta di chi sarai, cioè se conviene vivere in questo modo così sciocco, o se invece, comprendendo chi è Dio e con chi ci abbiamo a che fare, situarsi su ben altri orizzonti. Ti abbiamo contemplato, Divina Maria, in un'immagine bellissima, ecco, che deve farci sempre tanta devozione, cioè, ecco, le tue grandezze non le conosciamo, è sempre molto bello fissarvi lo sguardo e contemplarle con tutta la venerazione di cui siamo capaci. Ecco, però come ci hanno ricordato anche tanti papi, io ricordo un bellissimo intervento di San Giovanni Paolo II, tu sei anche nostra, possiamo dirlo, anche se con trepidazione, sorella, ecco, per certi aspetti nel cammino. Cioè, San Giovanni Paolo II diceva che tu non è stato estraneo a te il pellegrinaggio della fede, lo chiamava così, e abbiamo visto perché, non certo per diminuire la grandezza della tua persona, ma perché Dio voleva esaltare la tua unione con la divina volontà e l'esercizio di tutte le virtù fuse col divin volere che la tua vita ha avuto, e per questo ha dovuto essere una lunga trama di grandi tribolazioni e grandi croci nella tua esistenza. Ecco, dacci semplicemente una mano, ecco, nel comprendere, come dice il Salmo, che stupenda è la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo, ecco, ma non la comprendo e mi ci abbandono, docile, sapendo che se imparo a serbare tutto nel cuore meditandolo, gli insegnamenti che il Signore vuole darmi attraverso le tribolazioni e le croci, che sono quelli veramente importanti e essenziali, piano piano riusciremo a comprenderli. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.